ci è venuto a trovare un amico, Francesco Gabbani. Eccoci, ciao a tutti. Come stai? Ben trovato. Sto molto bene, sono contento di essere qua con voi e qua al Festival di Sanremo. Sono già bello frullato perché insomma, io so già insomma, cosa comporta fare il festival, che da una parte è una grande carica emotiva, dall'altra ovviamente è provante, impegnativo, no? Impegnativo. Ma non mi voglio lamentare. No, vabbè, ma è normale, è anche giusto poi rendere conto a chi non è qui a Sanremo di quello che succede. E certo, noi che abbiamo la postazione qui di Radio Z, proprio attaccati all'Ariston, cioè stamattina è un delirio per te. Ma sì, veramente. Caos. A meno che non ci siano altri Franceschi, è tutto un urlare Francesco. No, vabbè, no, Francesco è facile, ma Gabbani no. Però. Gabbani no. Abbiamo visto la passerella un sacco di volte, avanti e indietro. Sì, perché mi fa piacere, insomma, quando le persone mi chiamano, mi fa piacere darmi, nel senso del, insomma, rispettare il fatto, insomma, che mi acclamano, mi fa molto piacere, perché... Insomma, il mio modo di essere tornato al festival è un modo, devo dire, sereno, non sono ipocrita nel dirlo, anche poco competitivo, però insomma è già arrivato a una risposta emotiva, perché la classifica provvisoria sono primo. Però, caspita, primo, esatto, sì, perché adesso diciamo che si ha una visione più completa, perché tutte le canzoni dei Big sono state presentate e quindi giustamente adesso la classifica inizia ad avere più significato. Certo. In un certo senso tu sei al primo posto, quindi un grande riconoscimento. Assolutamente. Francesco, amen, nel senso. Amen, sarà una questione di karma occidentale. Anche perché il tuo. E viceversa. Le abbiamo citate tutte. Il tuo terzo festival, questo. Il mio terzo festival, sì. Terzo festival. Anche un po' di esperienza c'è. Ma certo, a proposito, un rito scaramantico. Aspetta, glielo chiediamo dopo, perché tu hai citato viceversa. Sì. E quindi. Facciamo le cose per benino, facciamo ascoltare questa canzone. Io intanto mi spoglio, bravo, perché c'è un calore, ha dato proprio un calore emozionale. Sexy, dai, Francesco Gabbani con Viceversa, Radio Z. Francesco Gabbani, anche in Radiovisione al 266 del digitale, questa canzone del festival, e anche nella parte finale di questo video ti spogli, Francesco, è un vizio. Certo, ovviamente nel video è figurativa la cosa, no? Cioè, certo, comunque il tentativo di mettersi a nudo, fra l'altro girare questo videoclip è stata un'esperienza particolare dal punto di vista emotivo, girato con Fabio Capalbo, e ringrazio tantissimo che ha cercato di tirare fuori questa poetica semplicemente espressiva, no? Per chi canta come me, che è abituato a sedere sul palco ed esprimersi con le parole, cioè col labiale proprio, cioè facendo col corpo, uscire le parole molto, però non il volto qui, esatto. E qui solo insomma abbiamo cercato di tirar fuori il significato del brano, la lettura della canzone solo con l'espressività. È quasi un test per un film, quindi sei pronto per fare dei film adesso. La mimica, mai dire mai, mi piace viverla, insomma, vivere così, quindi vediamo cosa succede. Non mi dispiacerebbe fare dei tentativi anche di acting, diciamo. Di sicuro, diciamo che in questo pezzo c'è un altro pezzo, scusate la ripetizione, di te, di Francesco Gabbani, perché così uno non è abituato a sentire delle tue parti più intime, più intimistiche. Certo, sicuramente chi non è mio fan, o meglio supporter, perché la parola fan, cioè fanatismo, non sono proprio un grande sostenitore del fanatismo, però che ovviamente i miei supporter già la conoscono, questa mia componente, invece probabilmente la maggior parte del pubblico italiano no, e infatti ho deciso di tornare al festival proprio perché ho scritto questa canzone che da un certo punto di vista non mi mette nemmeno a confronto con me stesso, no, rispetto a quello che ho fatto nel 2017 con Occidentali Scarma, ma mostra semplicemente un altro mio modo di fare musica. Ok, bene, volevamo sapere, dai, terzo festival, hai un rito scaramantico prima di esibirti, te lo porti dietro, è cambiato negli anni? In realtà no, perché io non sono scaramantico, quindi non ho amuleti, cose in tasca o in qualsiasi altro posto, però vabbè. Poi propongo sempre vari strati di lettura, che diciamo, però no, dicevo, ho in realtà un metodo di concentrazione che devo dire fa leva anche qui sul sentimentalismo e l'emozione, perché appena prima di salire sul palco cerco di concentrarmi su un'immagine, su un ricordo, dai, che è questa, non voglio essere banale nel dirlo, ma cerco di concentrarmi al ricordo di quando guardavo il Festival di Sanremo con mio nonno da piccolissimo a casa sua, e quindi vedevo il festival, e quindi penso, ecco, adesso sono da questa parte di qua, e quindi cerco di vivere, di prendere la carica da quell'emozione. Francesco, Erdam. Ciao. Viceversa, quindi. Che Ciao. Ciao a tutti, baci.